Dopo la maturità, quale futuro? Ne parliamo con Alessandra Abruzzo. Benvenuta Alessandra. Buongiorno, buongiorno. Dopo la maturità c'è sempre la vacanza, c'è l'estate, quindi mi godo quella, mi rilasso, però penso anche al futuro. E, dal punto di vista degli studi sono ancora molto indecisa, non lo so, devo ancora decidere, ho bisogno di un po' di tempo. Però l'unica cosa certa è che farò la vacanza, il viaggio della maturità. Con un gruppo di amici di Bologna abbiamo pensato di partire, di andare a Grenoble, perché c'è un nostro amico che fa l'Erasmus lì, studia lì medicina e ci ha parlato molto bene di Grenoble, quindi pensiamo di trascorrere almeno una settimana lì. Bene, vedo che hai le idee abbastanza chiare, Alessandra, ci hai anche anticipato in qualche domanda, ma hai mai pensato ora per andare oltre all'insegnamento come futuro? Non lo so, questa è una bella domanda. Diciamo, ho molti insegnanti in famiglia, quindi è proprio una professione che vivo in famiglia, sì. Però non lo so, mi piace il contatto con gli altri, mi piace il contatto con gli studenti, con i giovani, e mi piace anche, più che insegnare, mi piace apprendere. Vorrei essere eterna studente, imparare sempre qualcosa, non avere sempre da insegnare, da dire agli altri. Vorrei molto ascoltare, mi piace più essere studente che insegnante, ecco, per adesso sì. Ricordiamo peraltro che sei una delle studentesse centiste che hanno partecipato all'iniziativa della tecnica della scuola 100 alla maturità, cioè ti sei diplomata con 100 in questo secondo anno di pandemia praticamente, quindi una prova abbastanza impegnativa. Come è andato il tuo esame, Alessandra? È stata una prova impegnativa dopo 2 anni passati soprattutto a casa, però è andato bene, sono rimasta molto contenta, anche la commissione è rimasta molto soddisfatta. Io ho presentato un elaborato di latino e greco, perché appunto ho preso la maturità classica e ho messo in evidenza il tema dell'evoluzione dell'ideale femminile dall'antichità classica ai giorni nostri, quindi ho iniziato dall'analisi retorico-linguistica dei brani che erano stati assegnati. Uno, quello di greco, era stato tratto dalle vite di Plutarco, le vite di Pericle di Plutarco, e l'altro dal Decatilina coniurazione di Sallustio. Ed entrambi descrivevano due figure di donne, Semprone e Aspasia, che hanno vissuto il loro ruolo di moglie in maniera non convenzionale. Quindi io ho fatto un focus sul ruolo delle mogli, e poi quindi ho fatto anche degli excursus nel tempo, e tra le tante donne ho descritto anche la figura di Dacia Maraini, una scrittrice che a me piace tantissimo, ha vinto premi prestigiosi come il Campiello, il premio Strega, e nell'elaborato ho anche inserito un video che avevo realizzato in terza media al Festival dell'Aurora, in cui facevo vedere io che ponevo una domanda a Dacia Maraini nello spazio dedicato alle domande, le chiedevo: lei e Moravia eravate compagni, ma anche tutti e due scrittori, da questo punto di vista come vi relazionavate? E lei con molta dolcezza mi ha detto: sì, noi eravamo compagni, eravamo anche scrittori, però alla base di tutto c'era la stima, c'era il rispetto, e anche quando il rapporto è finito comunque abbiamo continuato a frequentarci. Mi ha detto anche che aveva già, prima di arrivare a Moravia, aveva già avuto una sua carriera, aveva iniziato a scrivere per il giornalino della scuola, poi aveva pubblicato già dei libri, ed erano anche accomunati, mi ha detto, dai viaggi, dall'amore dei viaggi, in particolare per l'Africa. E uno, anche Pasolini, viaggiava spesso con loro. E poi quindi ho presentato anche altre figure di donne, e a conclusione ho anche fatto vedere un altro video che Monio Vadi ha realizzato espressamente per il mio esame. Io infatti ho voluto inserirlo proprio per dare un parere anche di un intellettuale, di un uomo, di una persona sensibile qual è Monio Vadi. Quando l'ho chiamato lui mi ha detto: guarda, sono molto impegnato, però io voglio fare questo video perché spero di voler il futuro, sì, siete la speranza. E quindi ha realizzato un video, io poi l'ho fatto vedere, in cui si domanda che cos'è una moglie, che cos'è un marito, che cos'è una compagna o un compagno. Poi dice: c'è qualcosa di alchemico, qualcosa di indecifrabile, di indescrivibile, che si crea, che si instaura tra due persone che si amano, e anche quando poi il rapporto finisce ci ricordiamo, e magari abbiamo avuto anche altre storie, magari è passato anche del tempo, ci ricorderemo sempre di quella relazione come l'unica relazione. E poi ha concluso dicendo: buon esame di maturità a tutti voi, ogni bene, mi avete ascoltato,
che ascoltate l'esame di maturità e che avete ascoltato questo vecchio saltimbanco. E quindi sono rimasta contenta perché è stato veramente dolcissimo, disponibilissimo. Abbiamo capito, Alessandra, perché hai preso 100 alla maturità, sei stata chiarissima e congratulazioni per l'esito del tuo esame. Alessandra, tu hai parlato di questioni di genere, di donne non convenzionali, agganciamoci a quest'altro tema, il DDL Zan, cosa sai e secondo te servirebbe a scuola una giornata contro l'omotransfobia? Sì, io sono favorevole a questo DDL Zan, vorrei che venisse appunto approvato, che se ne parlasse anche di più e anche nel mondo della scuola, perché odio veramente, io non odio niente, non odio nessuno, però odio le disuguaglianze, le discriminazioni, in realtà non è più un odio, è proprio un'idiosincrasia verso chi veramente. Tante parole inutili che si spendono gratuitamente, tante offese verso delle persone che poi sono come noi, solo che si ama in modo diverso. Ed è nella natura degli uomini amare non solo per forza l'uomo e la donna, ma anche la letteratura greca offre questi spunti a proposito della maturità. Esatto. E quindi credo che tutti debbano essere liberi di amare ed esprimere la propria natura e che non ci debbano essere delle limitazioni. Grazie Alessandra. Tra le pareti proprio dell'aula scolastica tu hai riscontrato degli episodi di omotransfobia tra i tuoi compagni o li hai subiti personalmente o amici e compagni che li hanno subiti? No, no, questo per fortuna no, non ho mai assistito a questi atti, però ho sempre magari seguito tutte queste vicende legate al movimento LGBTQ e beh, ho partecipato anche a dei gay pride organizzati, per esempio a Dublino una volta ero in vacanza studio, ci avevano lasciati liberi e noi siamo capitati in un gay pride, era un gay pride grandissimo, c'era un sacco di gente, era molto affollato e sono rimasta molto colpita perché era veramente una manifestazione molto colorata e molto particolare. Certo, e a livello in maniera un po' più generica di cyberbullismo, ci sono episodi che tu ricordi di avere vissuto o che i tuoi compagni hanno vissuto in classe, magari legati all'omotransfobia, ma non necessariamente più legati al digitale in termini generici? No, per fortuna non ho assistito, comunque non ho avuto rapporti diretti con gente che è stata vittima oppure anche carnefice di questi atti. Però comunque purtroppo so che spesso i social vengono usati in maniera impropria, vengono usati per diffondere odio oppure per vilipendere una persona, per vilipendere anche un compagno, perché questi fenomeni avvengono anche magari all'interno della classe, all'interno dei gruppi classe. E dispiace perché in genere in classe si dovrebbe respirare un clima tranquillo, di serenità, però per fortuna non ho avuto a che fare con questi episodi. Alessandra, per tornare sui tuoi progetti, per settembre, come vedi il tuo futuro immediato? Nel senso, quali sono i tuoi programmi per settembre? Allora, dopo la vacanza io penso mi iscriverò all'università e spero a settembre di aver almeno risolto questo interrogativo, di aver dato una risposta a questo interrogativo, cosa fare, a che corso iscrivermi, perché ripeto, sono molto indecisa. E poi continuerò anche la mia attività di volontariato, sia con il Jane Goodall Institute Italia e poi anche la mia attività con l'Associazione Nazionale Donne e Scienza. Ma quando parli di indecisione, quali sono le opzioni che hai messo in campo per l'università o per il tuo futuro comunque? Tantissime perché ho tantissimi interessi, quindi bisogna penso fare una sintesi di tutto, cercando di non tralasciare niente, perché mi piace per esempio l'ambiente, quindi vorrei coltivare l'ambiente non solo magari come volontariato, poi cercherò di capire, di fare un po' di luce, e poi per esempio mi piace molto la letteratura italiana in particolare, mi piace anche molto la psicanalisi, perché seguivo sempre le lezioni di Rega Alcati, quindi quello ho un grande amore. Però bisogna trovare anche una sintesi, bisogna trovare qualcosa che metta insieme tutto. Ed è molto molto difficile, veramente una scelta, secondo me questa è la prima scelta più importante della vita, quindi vorrei cercare Esatto. di fare una scelta attenta, cercare magari di non sbagliare, si può sempre tornare indietro per carità, però E meglio. a livello generico, non necessariamente pensando al lavoro o insomma, alle tue paralavorative, ma in generale il futuro, quale futuro vedi?
Un futuro, che futuro? Beh, un futuro di speranza. Vorrei continuare a fare quello che mi piace, quello che mi è sempre piaciuto fare e di mettere passione in ogni cosa che faccio, sia in ambito lavorativo, ma anche nelle piccole cose, anche appunto in queste attività, dicevi, paralavorativo, in queste attività di volontariato. Vorrei continuare veramente, continuare sì a informarmi, a studiare, ad approfondire e a dare anche del mio alla società. Alessandra, se dovessi augurare qualcosa ai tuoi coetanei, che tipo di augurio faresti? Di incontrare le persone giuste sulla propria strada, perché magari si può vivere una situazione difficile, magari a scuola, però quando si incontrano le persone giuste diventa tutto più bello, tutto più semplice, viene la speranza, c'è più speranza. Salutiamo Alessandra Abruzzo che ci ha fatto compagnia come centista, tra i 100 e la maturità che hanno partecipato all'iniziativa della tecnica della scuola. Alla prossima intervista.